No, invece no. Ma non so, ma non era lui, non aveva quelle armi. Guarda questo. Oh, vabbè, impazzisco, raga. C'è un altro ancora, raga. What's up guys, come posso dire che devi parlare ragazzi? Siamo tornati con un nuovo video su eBay. Oggi ho una chicca per voi, ma di quelle proprio profumate. Cioè si sente proprio l'odore da qua, si sente proprio, lo sentite l'odore, lo sentite. Ovviamente non è una scorreggia, ma è la nuova arma del diavolo. Eccola qua, raga, lo stennone nazionale. Adesso facciamo un po', faccio un discorso velocissimo. Anche perché è stata veramente una sorpresa quest'arma. L'ho provata perché dalla patch di mid-season avevano sistemato alcune cose su quest'arma, soprattutto i caricatori. E ho deciso di fare una build e di fare una classe. L'ho testata, sono già 4-5 giorni, raga, che l'ho testata, l'ho provata, ho fatto un po' di mix di settaggi e sono arrivato a una conclusione. Quest'arma è veramente devastator, soprattutto per quanto riguarda le singole. La sto usando in singola e adesso vi racconterò un po' la build. Allora, partiamo ovviamente l'immancabile per quanto riguarda la mitraglietta convogliatore di Rinkulos, la canna 65 rapida, raga, è la migliore che potete settare su quest'arma per quanto riguarda i close. Con questa, raga, oltre al fatto che la controllate bene, sembrerà strano, ma si controlla bene con quest'arma, non impazzisce, no? Non è un po' come l'Owen, che quando metti la canna corta diventa un cavallo pazzo. In questo caso no, ma soprattutto aumentiamo la cadenza vertiginosamente, in modo tale che diventa un frullatore. Così, raga, insieme al convogliatore di rinculo, è un mini pinner portatile. Ottica, non l'ho messa, raga, perché l'ottica di base mi ricorda un po' il Grau. Mi ci trovo bene, ovviamente ragazzi, se non vi ci trovate mettetela a sta riflettente, ovviamente strettamente soggettivo come al solito. Calcio Locreson S33 imbottito che stabilizza bene l'arma, raga, e non influisce poco nulla per quanto riguarda le entrate in modalità mirina, è impercettibile, ma fa sì che eliminiamo il bloom dall'arma, ok? Questo cosa vuol dire? Che i proiettili vanno esattamente dove mirate. Questo calcio stabilizza l'arma in modo definitivo. Gioco di prestigio, ovviamente capirete tra poco il perché. Specialità 2, celerità, impugnatura, tessuto per ovviamente le entrate in modalità mirino e per gli spostamenti in modo very very fast. Caricatori da 36 colpi. Raga, ho provato tutto. Tutti, tutti. Anche 50. Monti mi danno 5. No. Raga, su quest'arma o mettete i 36 o non avete l'effetto irresistibile scioglievolezza alla Metr Chocolatier. Quindi qua c'è poco, raga. Purtroppo sì, sono pochi. Infatti ve la consiglio più che altro con un assalto e non con un cecchino. Anche se io, raga, nella partita che vedrete l'ho usata col cecchino, ma era una singola. Infatti mi ci sono trovato da Dio, quindi ovviamente niente da dire. Potete usarla anche con lo sniper, però c'è quel problema che dovete comunque tenere sempre conto che dovete avere il caricatore pieno. Con 36 colpi vi fate due persone, easy. Già testato, poi lo vedete anche nel video. E qua, raga, non c'è scelta. 36 colpi, munizioni frangibili che li sto testando, mi ci sto trovando veramente da Dio. Ultimo accessorio, il cavern. Per sparare, ovviamente, in hipfire. Migliora tantissimo l'hipfire. Migliora, ovviamente, stabilizza ulteriormente l'arma. Influisce un pelino sull'entrata in modalità merino, ma è impercettibile. Ma soprattutto con il cavern fa sì che la mano non la tenga sul caricatore, ok? Perché se mettete un esempio il freno a mano, ok? La mano la tiene sul caricatore, quindi a livello di visibilità vi ostruisce. Invece se mettete il cavern, la mano sinistra, l'uomo, il player, la tiene stretta sul sottocanna cavern, ok? Quindi vedete solo il caricatore ed è pulitissima la visuale. Ovviamente, raga, vi invito a lasciare un like e l'iscrizione al canalone del Naked Done. Provatela, raga, e fatemi sapere qua sotto nei commenti.
cosa ne pensate. Domani faremo un test generale delle armi, le metteremo un po' tutte a confronto quello che ho fatto vedere in settimana, perché secondo me c'è qualcosa che vi interesserà. Ovviamente noi ci vediamo domani con il prossimo video. Bella. Bello questo. L'arma che volevo. Quel pazzo. Minchia. Comodo per sparare sto coso. C'è qualcuno qua nascosto. Sai cosa mi ha fatto prima? Leccami. Hai capito? Cosa ha fatto questo? Ha aspettato che io fightavo con quello, capito? Aspettato. Attenzione in alto. Fortissimo. Sono un di equipaggiamento per. C'è qualche sniper. No, zio porco. Dove cazzo era questo? Oh, gli ho regalato la kill a questo qua, raga. Gliel'ho proprio regalato. Che palle. E gli ho regalato un altro, mi sa. No, invece no. Ma non so, ma non era lui, non aveva quelle armi. Raga, direi che spacca adesso la stand, eh? Cosa dite? Cosa dite? Mi sono bastate queste due kill? Ragazzo. Alla nuova zona sicura. Gas in arrivo. Resti delle stazioni di acquisto ritoccate. Madonna, raga, tutte sacche vuote. Pazzi, raga, sta roba, le giuro. Mi fa sentire male, giuro. Però ci sono armi e armi che in certe situazioni sono meglio. Dammi. No. Che cazzo ho fatto? Mica se trovavo anche queste due sacche vuote. Mica questo qua mi starà odiando. La terza volta lo chilo. Mi farò una macumba questo. Prossima volta. Guarda questo. Oh, vabbè, impazzisco, raga.
C'è un altro ancora, raga. Devo commentare quello che è appena successo, raga. Sì, sì, daggi a tutti. È un bug. A tutti, bro, a tutti, a tutti. Mi irrita quella roba, di giuro, fra, non te lo dico neanche. Adesso sei negli ultimi 5. Il gas è sempre più vicino. What? Ho sbagliato, raga. Sapete cosa ho fatto? Sapete che cosa ho fatto, raga? Ho guardato. Ho guardato la minimappa nel momento in cui lui è uscito fuori. Ho guardato la minimappa nel momento in cui lui è uscito fuori, raga. Ho fatto una cazzata enorme io. Infatti, avete visto che ho sparato tardi. Ho fatto una cacata io. Ho guardato.